Siamo in compagnia di Mario Furlan, il fondatore dei City Angels, l'associazione benefica che si occupa di portare aiuto ai bisognosi. Adesso insieme saliremo sulla Casa degli Angeli. Saliremo perché la Casa degli Angeli ha le ruote e partiremo per un viaggio di solidarietà. Mario, che cos'è la Casa degli Angeli? È questa, è un autobus di 18 metri che anche questo inverno l'ATM ci mette a disposizione per andare ogni sera in punti diversi della città per aiutare i senza tetto. Qui carichiamo cibo, vestiti, coperte, sacchi a pelo quando li abbiamo e li diamo ai senza tetto, e questa è la prima sera di questo inverno in cui abbiamo la Casa degli Angeli. Ha iniziato lunedì 18 gennaio a percorrere le strade di Milano, proprio nei giorni in cui il freddo in città si è fatto più intenso e insopportabile. La Casa degli Angeli, l'autobus che l'azienda dei trasporti pubblici milanesi ha messo a disposizione della popolarissima Associazione Benefica Italiana, ha scaldato i motori e anche il cuore dei molti senzatetto, italiani e stranieri, che nelle sere dei mesi più freddi soffrono ancora di più, se possibile, la loro difficile condizione. Mario, come e quando nasce questa iniziativa? Questo è ormai il quarto anno, se non vado errato, in cui l'ATM ci fa questo regalo che dura 2-3 mesi a seconda dei casi. Gennaio, febbraio, dovrebbe andare avanti fino a fine marzo, quando finisce l'emergenza freddo. Quali sono le caratteristiche di questo mezzo? Beh, per noi è formidabile riuscire ad averlo perché abbiamo un furgoncino che però è piccolino. Questo invece è 18 metri, quindi ci può portare un sacco di roba, ci si sta più comodi, possiamo anche farci salire i senza tetto se hanno bisogno di stare al caldo perché fuori fa troppo freddo. Insomma, rende il nostro lavoro molto più facile. E in effetti l'autobus, riconoscibile da una livrea unica e completamente ristrutturato dalle officine dell'ATM, equipaggiato con servizi di prima accoglienza, un'area ristoro, una per dormire, perfino un punto di pronto soccorso e dei servizi igienici. La presenza degli angeli, in giubbotto rosso e basco azzurro, poi, garantisce assistenza continua e sostegno psicologico. I senza tetto a Milano sono un vero e proprio popolo, formato da italiani e immigrati. Alcuni, più fortunati, una casa l'hanno trovata provvisoriamente nei dormitori pubblici, nei centri di accoglienza, nelle associazioni di volontariato. Un popolo di disperati, affacciati sul nulla, sprofondati in un abisso segnato da dolore e povertà. Vita da barboni, di strada, di giorno e di notte. Vite di uomini e di donne, di anziani e ora sempre più spesso di giovani. Quando circolerà questo autobus? In quali giorni? Che tratte farà in città? Circola tutte le sere dal lunedì al venerdì e ogni sera si cambia percorso perché dobbiamo toccare tutta Milano. Questa sera è la sera in cui incontriamo meno senza tetto, tocchiamo due punti che sono Piazza 24 Maggio e Viale Ortles. Domani sera si andrà alla stazione di Lambrate, Corso Buenos Aires, Porta Venezia. Mercoledì sera si fanno le stazioni, stazione Centrale, stazione Garibaldi, stazione di Lambrate. Giovedì sera è la sera in cui si trovano più senza tetto perché si va in Duomo e lì sono a centinaia. E venerdì sera si fa la stazione di Cadorna, di Greco Pirelli e Lampugnano.